concernente le opportunità di sviluppo del settore aerospaziale italiano. A disposizione 3 minuti. Grazie Presidente. Signor Ministro, il 22 e il 23 novembre si è svolta a Parigi la conferenza ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha riunito i rappresentanti degli Stati membri che fanno parte dell'Agenzia per discutere e decidere riguardo agli investimenti che dovranno essere sviluppati nei prossimi anni nei programmi spaziali. Il Ministro ha firmato, assieme al Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, in rappresentanza dell'Italia, con il Ministro dell'Economia, delle Finanze, della Sovranità Industriale e Digitale francese, Bruno Le Maire, e il Ministro dell'Economia e della Protezione Climatica tedesco, Robert Habeck, una dichiarazione congiunta sul futuro quadro di utilizzo dei lanciatori europei, i razzi utilizzati per lanciare i satelliti e gli Space Shuttle nello spazio, i cui motori permettono di effettuare i lanci alla velocità necessaria per posizionare le sonde spaziali e l'orbita corretta. I lanciatori spaziali europei garantiscono all'Europa un accesso allo spazio secondo il programma dell'ESA volto a sviluppare e costruire vettori europei che ha visto la luce nel 1973. Come dichiarato dal Ministro, l'accordo sottoscritto da Italia, Francia e Germania riconosce la necessità di riequilibrare il modello che ha finora governato l'utilizzo di 2 lanciatori europei, Ariane 6 e Vega C, in cui l'industria italiana svolge un ruolo da protagonista e si pone l'auspicio di raggiungere una più ragionevole distribuzione dei finanziamenti dell'ESA, che tenga conto dei rischi commerciali assunti per garantire la loro competitività a lungo termine. Con questa intesa, il Governo ha assicurato pari impegno fra Ariane e il Vega, il lanciatore leggero europeo progettato e prodotto dall'italiana Avio, garantendo il giusto ritorno all'intera filiera spaziale italiana e agli Stati membri, che contribuiscono al successo dei 2 lanciatori. I 3 ministri hanno inoltre convenuto sulla necessità di aprire il mercato commerciale europeo ai nuovi mini lanciatori che in futuro potranno beneficiare di commesse istituzionali dell'ESA. Si chiede di sapere quale ruolo ritiene che l'Italia possa ricoprire effettivamente negli anni a venire nel settore dell'aerospazio e quali pensa possano essere le reali ricadute sulla filiera industriale italiana riconosciuta come eccellenza mondiale del settore. Grazie, senatore Pogliese. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, senatore Urso, risponde all'interrogazione illustrata. A tempo, disposizione 3 minuti. Sì, grazie Presidente, grazie senatore interrogante. Sì, sottolineo, la recente conferenza ministeriale ESA di Parigi ha deciso gli stanziamenti per il prossimo triennio, rafforzando il ruolo di leadership dell'Italia in questo settore strategico. Dico rafforzando e quindi smentendo le previsioni della vigilia. Nel profondo complessivo di quasi 17 miliardi di euro, l'Italia se ne assume 3, a pochissima distanza dalla Francia e non lontana dai 4 garantiti dalla Germania. E il documento da noi sottoscritto ha indirizzato la politica spaziale europea, sottoscritto dai 3 ministri dei 3 grandi paesi spaziali europei. Tali stanziamenti consentiranno la continuazione dei programmi sui lanciatori europei, sui servizi orbitali e sui servizi a terra. Di rilievo altresì i finanziamenti previsti per la ricerca scientifica e tecnologica e per le iniziative di collaborazione bilaterale con gli Stati Uniti, per il ritorno sulla Luna e per l'esplorazione su Marte. La dichiarazione trilaterale sui lanciatori europei del futuro inoltre delinea la strategia da adottare in tale strategico settore e rafforza l'eccellenza italiana garantita oggi dalla nostra Avio che costruisce i vettori spaziali Vega. La ministeriale ha rafforzato altresì i settori dell'osservazione della Terra e dell'ambiente orbitale. Di rilievo anche i finanziamenti previsti per la ricerca scientifica, per le nuove missioni sulla Luna e su Marte e sull'avvio di una costellazione di satelliti europei, sulla falsariga di quanto già fatto dagli Stati Uniti e degli altri concorrenti globali. È indubbio che quanto descritto avrà ricadute molto positive sulla nostra filiera del settore, non soltanto sulle grandi imprese, ma soprattutto sulle piccole e medie imprese. Per ogni nostro euro impegnato in ESA si valuta un ritorno in termini industriali di 1,8, con grandissimi vantaggi per le quasi 1.000 imprese dell'indotto e con un rafforzamento delle unità occupate, già oltre di 50.000 unità, e del fatturato complessivo, perché significa che avremo ritorno superiore ai 4 miliardi di euro, almeno secondo le previsioni e le stime del passato. Aggiungo però che proprio alla conferenza di Parigi abbiamo insistito per introdurre, oltre al principio del ritorno geografico, anche quello del merito, indirizzato a premiare le eccellenze scientifiche e tecnologiche del continente. Quindi il ritorno non sarà più soltanto, come nel passato, quello geografico,
tanto do, tanto dovrebbe tornarmi, ma anche sulla base del merito. E dato che il merito è sicuramente riconosciuto alla tecnologia, alla scienza dello spazio italiano, penso che il ritorno per l'eccellenza dell'industria della ricerca aerospaziale italiana sarà superiore persino a quello che prima avevo accennato. Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Pogliese per 2 minuti. Signor Ministro, io ho ascoltato con grande attenzione il suo intervento e non posso che prendere atto con grande soddisfazione del nuovo protagonismo italiano che anche in questo settore si sta puntualmente conquistando con eccezionali benefici per le imprese del settore che rappresentano una eccellenza della nostra nazione. Quindi complimenti per il lavoro fatto in questi primi mesi. Mi ritengo assolutamente soddisfatto della sua risposta.